Le ipotesi dell'inchiesta sul crollo della gru a Torino, un errore umano o un cedimento? Dopo la morte di Marco, Roberto e Filippo, altre due vittime sul lavoro. Covid, la stretta di Natale, il 23 la cabina di regia, tra le ipotesi obbligo di tampone ai vaccinati per gli eventi. Il Ministero alle regioni rafforzare l'assistenza. Omicron dilaga in Europa, stato di emergenza a Londra. Gli esperti chiedono misure più rigide, si valuta il lockdown dopo Natale e l'Olanda chiude oggi. L'economia italiana è in forte crescita a livelli pre-crisi nel prossimo anno. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, alla Cattolica di Milano, sosterremo i giovani di talento. Nuovo trionfo di Sofia Goggia in Val d'Isère, vince anche nel Super G. La sciatrice azzurra incrementa il vantaggio in Coppa e dice: è il periodo migliore della mia carriera. Buongiorno dal TG3. Sarà lutto cittadino a Torino il giorno dei funerali dei tre operai morti ieri nel crollo della gru. L'area è stata sequestrata per le perizie mentre è partita l'inchiesta sulle cause dell'incidente. Sentiamo il servizio di Iari Pilati.